La prima mod delle due che proveremo oggi sarà la Crazy Colors. In cosa consiste? Vediamo se sono in... Zitti tutti. Allora, la Crazy Colors funziona così, è un casino totale. Comunque ci sta continuando a far giocare in Pollus, vabbè. Praticamente ogni 10 o 12 secondi ci cambierà il colore. Ora, vorrei non farvi il taglio, appunto per farvi vedere mentre cambia colore. Tenete ben d'occhio il fatto che io sia il nero. E ora, appunto, sono diventato arancione. Ok, figo. Quindi, sono l'impostore, ci sarà un casino totale. Soprattutto la mappa non la conosco, quindi sarà un po' difficile durante gli emergency meeting. Ma è già morto il primo socio. Ah, e tra l'altro un'altra figata ancora per renderla più casinista. Nessuno di noi ha il nome. E sono diventato giallo. Massa, mi sa che è l'arancione. Tu sei l'arancione. Ok, va bene, quindi skip. Per ora non sappiamo niente, c'è troppa poca gente. E troppo casino. Quindi va bene, skippiamo. No, hanno votato il marrone. No, hanno votato me. No, pareggio, ok. Perché hanno votato il marrone? Non ho ben capito. Comunque, andiamo a uccidere qualcuno. E sono diventato il nero. Ok, quindi io direi di fare qualche sabotaggino tattico del tipo ce ne andiamo qui. Facciamo finta di niente. Ok. Il viola mi sa che ha visto un po' troppo. O dite che il viola è il socio? Magari è vero, perché non sappiamo chi è il nostro socio. Quindi, no, il viola è diventato... Sono io diventato il viola. Cacchio. Sì, il viola è il socio. Giallo, viola è il socio, ok. Va bene, faremo finta di niente. Vent, ok. Ok, quindi giriamo in coppia, vai. Mi sembra un'ottima tattica. Fatta, killato il verde. It was at this moment he knew. He fucked up. No. Ok, zitti. Hanno visto tutto. Hanno assolutamente visto tutto. Dobbiamo sviare le colpe, raga. Non possiamo morire così. Però, ok, quindi mi sa che abbiamo cambiato colore. Ok, qua dicono di votare il giallo, signori. No, in realtà non sanno che noi votiamo o cosa votiamo. Quindi io skippo, non voglio uccidere il mio socio. Anche se credo proprio che muoia. Quindi vediamo tra 4 secondi cosa succede. Di sicuro, credo muoia il giallo. Sì. Sono stato l'unico a skippare. Ok, addio socio giallo. Che, tra l'altro, ora che verrà gettato non sarà il giallo, bensì è il colore. Non ho visto, credo marrone. Marrone. No, ma ora questi girano tutti insieme. Ok, ci penso io. Potere dello 2, attivati. Perché non è esploso? Ok, va bene. La mappa che faremo dopo sarà Venteleporter. Ovvero I'm fast as fuck, boy. Ogni tot tempo ci si può teletrasportare. E nel mentre che l'arancio muore e il marrone se la scappa. Oh, sono il marrone da un botto di tempo, Molto bene. Io direi di sabotare, però hanno già sabotato, quindi niente. Oh, sono diventato verde scuro. Mi sono distratto. Ho chiuso un attimo gli occhi e divento verde scuro. Va bene, carino. C'è un FK. Non c'è pace per nessuno, quindi kill. Ah, no, report. Ok, dannazione, credo. Però non ha visto che abbiamo cambiato colore. Guarda che erano già in lobby ad aspettarmi così, tutti incacchiati. Ok, allora, abbiamo cambiato modalità. Facciamo vent teleporter. Ovvero che se tu ti metti su una vent crewmate. Due impostori, quindi attenzione. Dicevo, se ti metti su una vent appunto, ti teleporta. Quindi, vediamo un esempio, tipo così. E ti teleporta. Ok, lo potete fare sostanzialmente all'infinito. Quindi, appunto, i nostri soci impostori ci ha teleportato. I nostri soci impostori tranquillamente possono usare l'event e nessuno gli dirà mai niente. Sono morto. Vediamo cosa dicono qua gli amigos. Dai, siamo già morti in due, rip. Magari dopo ne startiamo un'altra. Ah, il Red ne ha uccisi due, dannato cazzo. Dicevo, dopo in caso ne startiamo un'altra perché sono morto tantissimo. Quindi, oh, se sgamate il rosso... Delirio. Guarda quanti messaggi di condoglianze. Mass rip, fendeciata, rip mass. Ripperoni, dai, almeno vinciamola. Oh, Iro, io credo che... Ok. Oh, yes. Finalmente hanno votato il rosso. E in pratica, e anche in teoria... Oh, signor rosso. Oh, finalmente. Era l'unico o ce n'era... Oh, 0 impostori rimasti. Yes. Quindi, vittoria reale per noi. Facciamo play again. Allora, vorrei rifare quello del vent teleport, però quasi. Dato che questo qui teleporta e basta, che però è carino, ci spariamo quella del Natale. Quindi ultima partita e ultima mod di questo video. In caso per altre mod iscrivetevi al canale. Facciamo quella del Natale, che avrete visto già nel video precedente, in caso vi invito a recuperarlo. Ristartiamo quella del Natale, che è tipo quella che piace di più ultimamente. E crewmate, dannazione, va bene. Dobbiamo scappare da Babbo Natale. E gli elfi, quindi fai use, thank you.
E ne abbiamo già fatta una buona. Manca solo una e siamo messi benissimo. Quindi, se non ci fucilano adesso, è fatta, credo. Spero. Quindi, oh, c'è sto coso, cosa bisogna fare qua? Ah, bisogna mettere i gradi, quindi 319. Madò, 319 gradi, cioè esplode il mondo con 319 gradi. E abbiamo finito le task, quindi ora non dobbiamo farci prendere da Beh, signor prigioniero, come va? Vedo che è un uomo di poche parole. Va bene, mi allontanerò. A parte il fatto che non possiamo uscire mai nella vita. Delle vite. Oh, Renna, Renna! Grazie! Grazie, credo! No, 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 no. E siamo pure da soli! Dai! Guarda l'elfo, elfo infame, per te solo le lame. Vabbè, aspettiamo qui al bordo che ci catturino, o meglio, che ci liberino. E speriamo che il buon Babbo Natale, che non è poi così buono in realtà, ci venga. Oh, sì, per forza! Addio! Addio, bitches! No! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì, ce l'ho fatta scappare. Raga, mancano pochissime task. Dai, che ce la facciamo. Scappa, scappa, scappa. Ho vinto! Le han fatte! Che culo, raga, che culo. Yes, c'eravamo in vita ancora in tre, in realtà. Quattro prigionieri, tre in vita e Babbo Natale esploso. Va bene! Quindi, amici, anche questo video è terminato. Vi ho fatto vedere altre due mod, quella di Natale perché piace a tutti. E siamo in tema Natale. Più o meno, è passato da un mese. Vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altre mod o volete anche scaricarle, iscrivetevi al canale e scoprirete come fare. Vi ringrazio nuovamente per la visione, vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 7 e un quarto, con un nuovo video. Ciao! E adesso 50 contro 50.